Oggi a Playlist siamo con Francesco Guasti. Ciao Francesco, ti disturbiamo? No, eri impegnato a suonare. Stavo suonicchiando così. Abbiamo il ruolo di disturbatore. Caso, sei bravissimo. Allora, oggi conosceremo meglio Francesco Guasti da Prato. Da lontanissima Prato. Appunto, Prato ha dato i natali a questo grandissimo cantante con una voce graffiante, potente, e vogliamo sapere qualcosa in più di te. Conosciamoci meglio. Sì, volentieri. Allora, com'è che è iniziato tutto? Allora, il mio percorso nasce, ero molto piccolo, io sono il quinto, ho due fratelli e due sorelle, quindi sono il più piccolo, ho una sorella Chiara che cantava, aveva una band insomma, con dei suoi amici, e mi ricordo i miei genitori mi portavano sempre a vederla, io ero affascinato dal palco, dalle luci, dal microfono, dalla batteria, e da lì ho iniziato. All'età di 6 anni ho preso le prime lezioni. Lezioni di canto e di batteria. All'inizio avevo un batterista. Sì, volevo diventare un batterista perché mi garbava a far casino. Poi però successivamente ho un po' abbandonato questa cosa e mi sono dedicato di più al canto. Quindi poi le prime band, perché con gli amici. Perché cantando che cosa ti dava in più rispetto diciamo a suonare la batteria? Ma diciamo che riuscivo in qualche modo a emozionarmi di più, mi divertivo di più. E poi anche le prime volte, mi ricordo la prima volta che ho cantato è stato per un saggio all'elementare, in quinta elementare, e mi ricordo che questo maestro di musica puntava molto, infatti i miei genitori dicevano: ragazzo, portatelo, questa timbrica un po' inusuale, no? Perché comunque un difetto congenito, la guardavo alle destre. Ah, si chiamano difetti questi? È un difetto, fondamentalmente è un difetto, e quindi mi dà questa timbrica un po' sporca, e da lì quindi mi ha un po' portato a avvicinarmi al canto, e prime lezioni, poi la prima band alle medie con gli amici, band con dei nomi assurdi che non ti sto neanche a dire, e poi insomma da lì le prime cover dei Nirvana, e penso hanno fatto tutti, e poi tanto palcoscenico, tante serate e tanto divertimento, e poi gli amici in primis, divertimento, finché poi è arrivato quello che ti ha dato un po' il là, insomma, quello che ti ha fatto volare, ti ha aperto le ali, la partecipazione a The Voice e la conoscenza di un cantante, un artista fiorentino importantissimo, tale Piero Pelù. Sì, ecco, sì. Che cosa ti ha portato, diciamo, la conoscenza di Piero? Ma sai, prima di The Voice comunque avevo già calcato anche palchi abbastanza importanti, ho sempre fatto concorsi, ho sempre girato un po' con la band, fino a che ero arrivato anche tra i finalisti, ho suonato anche sul palco del Lucca Summer Festival quando ero proprio ragazzo, quindi avevo fatto tante cose. Poi sì, nel 2013 un po' per gioco, perché non mi aspettavo sicuramente di partecipare a questo programma, che poi era la prima edizione, ho partecipato così per gioco a The Voice, sono riuscito a entrare e ho potuto collaborare e conoscere Piero Pelù, che per me era comunque un idolo, un po' da ragazzino, ho sempre seguito un po' Piero, il FIBA, e quindi questa collaborazione è continuata dopo anche The Voice, quindi abbiamo lavorato insieme, è uscito a maggio il Parallele, il primo EP prodotto interamente da Piero. Piero mi ha scritto anche un pezzo che si chiama Piovono Rose, che è all'interno del disco, che l'anno scorso è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani, quindi insomma sono contento. Sì, tra l'altro era 2 anni consecutivi che arrivavo tra i finalisti, anche l'anno prima con un brano mio e del mio chitarrista Marco Arnese, che si chiama Scintilla contro Scintilla, quindi insomma molto per me è stato un grande orgoglio poter cantare un brano che insomma Piero si è messo lì, poi lui ti scrive un pezzo. E chi è l'artista che ti rappresenta, magari l'artista con cui hai trovato più ispirazione? Ma sai, l'ispirazione la prendi un po' dappertutto, io ascolto tantissime cose, meno male, da musica in Audi, a Levi, agli AC/DC per intendersi. Diciamo ho un artista preferito in assoluto che è Francesco De Gregori, ma perché da piccolo mio babbo in macchina faceva sempre sentire De Gregori, Guccini, Finardi, quindi cantautori italiani, quindi mi sono legato a quel mondo lì, perché comunque in Italia abbiamo l'italiano è bellissima, una bellissima lingua, quindi è giusto sfruttarla, no? Invece di fare sempre canzoni orecchiabili, abbiamo anche la possibilità. E che video ti piacerebbe vedere di
De Gregori. Di De Gregori, l'agnello di Dio. Lo vuoi lanciare? Vai, lo lanciamo. Guardiamo? Adesso il video di De Gregori, l'agnello di Dio. Yeah. Aiutami a stare dove si può e prenditi tutto quello che ho. Insegnami le cose che ancora non so, non so. E dimmi quante maschere avrai. Regalami i trucchi che sai. Insegnami ad andare dovunque sarai e sarò. E dimmi quante maschere avrò. Aiutami a stare dove si può e prenditi tutto quello che ho. Insegnami le cose che ancora non so, non so. E dimmi quante maschere avrai. Regalami i trucchi che sai. Insegnami ad andare dovunque sarai, sarò. E dimmi quante maschere avrò. Se mi riconoscerai, dovunque sarò, sarai. Sole che batte sui palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e un cuore pieno di paura. E beh, insomma, io l'applauso glielo faccio, diciamo, Francesco. È un piccolo omaggio dopo alla averci visto il video pazzesca Francesco, appunto, no, c'è anche l'omonimia, è vero? Senti, allora abbiamo parlato di come hai iniziato, di quello che ti ha fatto un po' iniziare a cantare, ma che differenza trovi ad oggi tra i primi live e i live invece che vai a fare adesso? Ma sicuramente i primi live sono stati un po' disastrosi perché comunque montare su un palco non è così semplice, perché comunque le persone le devi in qualche modo acchiappare, no? Le devi far divertire, le devi far tornare a casa con il sorriso. Per quell'ora e mezzo la gente deve dimenticare i problemi e si deve divertire e gli deve lanciare un messaggio, che poi la musica è importante per quello, è un mezzo di comunicazione più importante della televisione, dei mezzi di comunicazione normali, perché poi arriva al cuore delle persone, al cuore dei giovani, a volte è la semplicità anche delle canzoni che arriva ai ragazzi soprattutto. Quindi è stato impegnativo, più che altro perché non avevo ancora la padronanza del palco, montavo sul palco e volevo spaccare tutto, no? Dopo il terzo pezzo fondamentalmente ero morto. Invece adesso mi sono con l'esperienza ho cercato di
dosarmi un po' di più e di arrivare vivo dopo un'ora e mezzo. Comunque l'emozione che ti dà un pubblico numeroso a un po' meno numeroso è la solita, cioè a te ti piace, ma chiaramente carica di più quando c'è tantissimo. Ma sai, no, perché comunque ogni situazione ha, penso che fare questo tipo di mestiere ti dà emozione sempre. Anche io a volte quando suono e c'è il mio babbo e viene allo studio e mi guarda e gli fa sentire un pezzo nuovo, è emozionante allo stesso modo, perché alla fine quando mi passerà questa emozione forse smetterò, perché non è tanto le persone che ci sono davanti, anzi a volte quando ne hai poche, però quelle poche si divertono, le fai divertire, gli fai cambiare anche idea su di te, che forse alcuni sono lì per caso, piccoli club locali cambiano e si vede che la gente si gira e prova, cioè, e ti dà attenzione, è veramente importante, quello è la miglior palestra soprattutto. Sai, cantare davanti a 10.000 persone è difficile, però è più semplice, sembra assurdo, ma è più semplice cantare davanti a 10.000 che davanti a 5, perché... E a proposito di canzoni tue, qual è la canzone a cui sei più legato? Ma forse più legato è Solo Giorno in Più. Solo Giorno in Più, che è la prima, il primo singolo da solista che è uscito per Universal, quindi per me è stato anche un onore, no? Poter collaborare con la Universal, un singolo a cui ero particolarmente legato, quindi mi ha fatto piacere uscire proprio con questo singolo. E invece parlando di video? Video forse parallele perché parallele tratta di un argomento a me carissimo, che sono gli animali, gli amici a quattro zampe, e ho voluto trattare questo argomento, che io sono molto, sono sempre stato molto legato agli animali, e quindi in qualche modo ho voluto nel mio piccolo dare un messaggio, lanciare un messaggio che è contro l'abbandono. Infatti in questo video vivevo in una famiglia di cani che mi abbandonavano, quindi avevo visto l'incontrare. Infatti ho potuto collaborare con OIP, l'Organizzazione Internazionale della Protezione Animali. Abbiamo girato il video al canile del Termine di Sesto, anzi sfrutto anche l'occasione, certo, per dire alle persone di andare al canile, di aiutarli in qualche modo con cibo, con tutto quello che si vuole, perché poi una zampa, per aiutarli con una mano aiutiamo le zampe di tanti, esatto, cani in difficoltà. Quindi è per questo che tu durante i tuoi concerti ti metti la maschera. Sì, mi metto una maschera da cane bianco, e poi è quello che faccio, che all'interno del video faccio il guasti cane, il guasti umano, però poi alla fine si scopre che poi siamo noi che abbandoniamo i cani, non ci abbandoneranno mai, insomma. Allora ce l'andiamo a vedere quel video? Sì. Lo vuoi lanciare sempre tu? I guasti paralleli. Una follia, anzi non mi aggiungerei, che poi tra parentesi sei proprio tu a dirmelo, che tanto non ti fidi mai. Come.
arriveremo forse all'infinito. Favola di Adamo ed Eva di Max Gazzè. Che cosa c'entra con sì, Francesco Guasti? C'entra perché l'ho inserita all'interno dell'EP che è uscito lo scorso uscito maggio. A maggio, si chiama Parallele l'EP, tra l'altro è il nome del singolo, abbiamo sentito il video, abbiamo visto la fama di Adamo ed Eva, che sono molto legato a Gazzè perché penso sia uno dei cantautori moderni più fighi che ci sono in Italia. Poi questo, sono legato un po' a questo pezzo, l'abbiamo riarrangiato la mia band perché parla un po' della politica che abbiamo adesso in Italia, no? Che ci siamo accorti che ogni tanto ci raccontano un po' qualche favola, e in questo brano insomma Max glielo fa capire abbastanza bene, quindi l'abbiamo un po' più reso tra virgolette rock per aumentare ancora di più il testo, per dargli ancora più peso, un po' più cattivo, dai. E direi che io l'ho sentita ed è fenomenale. Grazie. Davvero. Allora senti, vogliamo invitare i nostri telespettatori a acquistare il tuo ultimo EP. Come possono fare? Acquistare o trovare l'EP è semplicissimo, su tutti i digital store, quindi iTunes, Play Store, Amazon, oppure il CD fisico nei vecchi negozi che purtroppo ormai ce ne sono sempre meno, però insomma acquistate la musica ora, che sia la mia o quella di qualsiasi altra persona, acquistate la musica, perché la musica è un lavoro ed è importante, perché dietro la musica ci sono tante persone, non c'è solo l'artista, ma ci sono uffici stampa, manager, booking, sono tante persone che lavorano, e se nessuno la compra la musica va a morire, poi la vita senza musica due palle. Ti capisco. Quindi, quindi allora, grazie, e vi aspetto anche su Facebook. Certo, ormai, diciamo, ricordo Facebook, tutti Francesco Guasti, su Instagram, sono un po' ovunque, però, o sul sito www.francescoguasti.it. Sempre aggiornato con tutte le date e tutte le info. Vero? Okay. Noi ringraziamo Francesco Guasti. Grazie. E grazie Playlist a vi aspetta la prossima settimana. Ciao. Ciao. Immenso, per non sentire quello che mi urla dentro, perché ci sono le trappole degli ombrelli di cenere che non riparano gli animi, ma che ci imbrattano gli abiti, e poi cose fantastiche tipo sfiorarsi le anime, tipo baciarsi le lacrime in punta di piedi sul mondo che oscilla. Ma che meraviglia, scintilla contro scintilla, e poi ci sei tu. Asfaltare queste nuvole per dire almeno oggi sono stabile, leccare le mie dita per le briciole che tolgo da una storia indecifrabile.